Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Italia chiama Italia, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di mercoledì 3 novembre 2021. A partire dal 15 novembre i cittadini italiani potranno scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita per proprio conto o per un componente della propria famiglia senza bisogno di recarsi allo sportello. Lo comunica il Ministero dell'Interno presentando il nuovo progetto ANPR, ovvero Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, progetto che consentirà di ottenere i seguenti certificati: anagrafico di nascita, anagrafico di matrimonio, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza aire, di stato civile, di stato di famiglia, di stato di famiglia e di stato civile, di residenza in convivenza, di stato di famiglia aire, di stato di famiglia con rapporti di parentela, di stato libero, anagrafico di unione civile, di contratto di convivenza. Le operazioni potranno essere effettuate mediante il portale www.anpr.interno.it utilizzando l'identità digitale SPID, carta d'identità elettronica CNS. Se la richiesta è per un familiare, verrà mostrato l'elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio consente anche di visionare l'anteprima del documento necessario, così da verificare la correttezza. Il documento sarà scaricabile in formato PDF o potrà essere ricevuto via mail. Ad oggi, spiega ancora il Ministero dell'Interno, ANPR raccoglie dati del 98% della popolazione italiana, con 7.794 comuni già subentrati e restanti in via di subentro. L'anagrafe nazionale, che include l'anagrafe degli italiani residenti all'estero AIRE, pari a 5 milioni di persone, prosegue il Viminale, coinvolge oltre 57 milioni di residenti in Italia e sarà ultimata nel corso del 2021. I comuni bellunesi hanno già tutti aderito. Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.interno.gov.it. Dall'11 novembre l'ambasciata e i consolati cinesi in Italia non rilasceranno più il codice sanitario ai passeggeri che partendo dall'Italia faranno transito in un terzo paese per raggiungere la Cina. Lo segnala Econazionale il Consolato Generale d'Italia a Shanghai, riportando quanto comunicato dall'ambasciata della Repubblica Popolare Cinese a Roma. La decisione arriva a seguito della riattivazione del volo diretto da Milano a Tianjin. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.consshanghai.esteri.it. Il Ministero degli Esteri invita le rappresentanze diplomatico-consolari ad aggiornare la lista dei connazionali ed eventuali familiari a seguito che risiedono in maniera stabile ma temporanea nelle rispettive circoscrizioni consolari. Facendo seguito a tali disposizioni, il Consolato Generale d'Italia a Osaka chiede ai cittadini italiani che si trovano nel territorio di sua competenza l'invio di una conferma della propria presenza. Per residenza temporanea, spiega la rappresentanza, si fa riferimento ai connazionali che si trovano all'estero a vario titolo per un periodo inferiore ai 12 mesi e non soggetti all'obbligo di iscrizione all'AIRE. L'elenco aggiornato dei connazionali residenti in via temporanea nella circoscrizione, precisa ancora la sede diplomatica, risulta di vitale importanza nell'ipotesi di eventuali emergenze e sarà utile per la divulgazione di informazioni di interesse generale, anche in virtù dell'evoluzione della pandemia da Covid-19. Ulteriori dettagli sulla richiesta sono consultabili tramite il sito www.consosaka.esteri.it. Ultima notizia, restiamo in Giappone perché il Consolato Generale d'Italia a Osaka ha indetto una procedura di selezione per l'assunzione di un impiegato a contratto da adibire ai servizi di assistente amministrativo. I requisiti di base richiesti sono aver compiuto il 18° anno di età, essere di sana costituzione, essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado equivalente, avere la residenza in Giappone da almeno 2 anni continuativi. Le candidature dovranno essere presenti entro le 24 ore del Giappone del 28 novembre 2021. L'avviso completo è disponibile sul sito www.consosaka.esteri.it. È davvero tutto per questa edizione di Italia chiama Italia. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero.